Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa seconda puntata del Concept Analysis. Prima di iniziare con questo video ragazzi, volevo però ringraziarvi davvero tantissimo perché recentemente sotto ogni video che pubblico date davvero un sostegno incredibile in termini di commenti e quindi non posso far altro che ringraziarvi per la fiducia che state dando a questo nuovo progetto molto particolare. Inoltre vi informo, ma credo che l'abbiate già notato, che dietro di me c'è il green screen che nello scorso episodio del Concept Analysis non c'era, ma che comunque avete già visto in altri format, che serve sostanzialmente per dare un po' più di movimento all'editing che altrimenti rischierebbe di essere molto fermo, molto stante e molto ridondante. Madonna che bella rima che ho fatto. Detto ciò però non perdiamoci in ulteriori indugi, la puntata di oggi è dedicata a Cacturn e quindi sigla! Partiamo, come già fatto con Delmise, a inquadrare il Pokémon da un punto di vista più generale. Cacturn è un Pokémon che riassume in sé due elementi che apparentemente non hanno nulla a che vedere tra di loro, un cactus e uno spaventapasseri. Chiaramente, in virtù del suo essere cactus, Cacturn possiede il tipo erba, mentre il tipo buio ha una storia un po' più a sé stante perché è associato alla sua indole tendenzialmente malvagia e sadica. Non a caso il nome di Cacturn deriva dalla parola cactus per l'appunto e da nocturne, ossia notturno, che di certo non dà una connotazione molto positiva e felice al Pokémon. A differenza di Delmise però in realtà il tipo di Cacturn in sé non ci servirà molto per andare a capire più in fondo il Pokémon stesso. Per comprendere a fondo il design e quindi anche il concept di Cacturn è necessario solo avere presente quei due elementi che abbiamo citato all'inizio e che in Cacturn sono perfettamente riassunti, il cactus e lo spaventapasseri. Come vi dicevo inizialmente, apparentemente questi due elementi non hanno nulla a che vedere tra di loro e anzi sono letteralmente di due categorie diverse, eppure a mio avviso hanno delle analogie molto forti che potrebbero essere alla base dell'ispirazione del Pokémon stesso. Dunque ragazzi, tenetevi forte, aprite bene le orecchie perché andremo a fare delle analogie molto particolari che occorre che seguiate con attenzione per capire poi dove andremo a parare. Analizzando attentamente Cacturn mi sono reso conto di come sia il cactus che lo spaventapasseri rappresentino in un certo senso e anzi in sensi diversi il concetto di fertilità. Da un lato abbiamo il cactus, che è l'unico elemento che può rappresentare la fertilità all'interno di un ambiente arido come il deserto. Difatti, come ben sappiamo, il cactus è l'unica pianta in grado di crescere in territori così aridi e così privi di acqua come potrebbe essere una landa desertica. Dall'altro lato abbiamo invece lo spaventapasseri, che però rappresenta la fertilità in un modo particolarmente diverso, perché in realtà è ciò che preserva il campo dal divenire incolto e che quindi preserva il campo dagli uccelli che altrimenti andrebbero a beccare i semi. Dunque, da un lato abbiamo una figura che rappresenta l'ultimo baluardo della fertilità in un territorio desertico, mentre dall'altra abbiamo il protettore, se così vogliamo dire, della fertilità, quella figura in grado di garantirla all'interno di un campo coltivato. Poi non so voi, ma nel mio immaginario lo spaventapasseri si erge solitario di notte sopra una distesa infinita di grano, una distesa che si perde per chilometri, ma soprattutto una distesa che è gialla, gialla come in realtà è il deserto. Ed è proprio nel deserto che analogamente abbiamo il cactus che si erge da solo in questa landa totalmente desolata. Dove voglio andare a parare con questo discorso? Voglio andare a parare sul fatto che il cactus e lo spaventapasseri hanno delle analogie figurative, visive, hanno delle immagini molto simili tra di loro, sia per l'iconografia generale che per l'ambiente che li circonda. Insomma, entrambi sono da soli, entrambi sono su una landa desolata gialla ed entrambi hanno dei legami con la fertilità? Non credo sinceramente che questa cosa sia casuale e credo anzi che dia un senso a Cacturn. Parliamoci chiaro, Cacturn è uno di quei design spesso criticati perché magari umanoidi, perché magari ispirati a degli oggetti, insomma non è mai stato tanto apprezzato come Pokémon e secondo me è passato fin troppo in sordina. Invece secondo me Cacturn non è un Pokémon per nulla campato per aria, ma anzi in virtù delle analogie che abbiamo trattato è un Pokémon dall'ispirazione veramente profonda e assolutamente lodevole. Da un lato quello dello spaventapasseri è in grado di difendere la fertilità, mentre dall'altro ne rappresenta l'incarnazione più radicale. Se poi volessimo estendere il concetto poeticamente, potremmo anche associare la fertilità al concetto di vita e di natura. Una vita e una natura in grado di crescere nei luoghi più impervi e più impensabili del pianeta, ma anche in grado di difendersi strenuamente quando è messa in pericolo da fattori esterni. Queste però sono semplici divagazioni che potrebbero essere fatte e in generale Cacturn come concept messo giù così crea un sacco di altre situazioni che se stiamo qui ad analizzare probabilmente questo video esce fra 3-4 settimane.
Pokémon. Quello che secondo me oggi abbiamo ottenuto scavando in profondità di Capturn non è tanto il concept del Pokémon che abbiamo poi ricavato in realtà, ma è piuttosto quella che secondo me potrebbe essere davvero l'ispirazione primaria che ha scaturito poi alla creazione del Pokémon stesso. Per intenderci, quello a cui il creatore stava effettivamente pensando nel momento in cui ha partorito l'idea di Capturn. Mi immagino personalmente il creatore di Capturn che, una volta balenategli in testa le analogie che abbiamo trattato, arriva poi a creare un Pokémon che poi nessuno si caga più di tanto. E invece credo che proprio in virtù di quella che potrebbe essere l'ispirazione di Capturn, questo Pokémon meriti molto di più rispetto ad altri Pokémon che magari sono solo cazzuti, fighi, ma che poi magari in fondo hanno poco da dire effettivamente. E se davvero le cose dovessero stare così, ci sarebbe solo da fare chapeau a Game Freak e al creatore di Capturn, che è stato in grado di prendere un'analogia e di convertirla in Pokémon, che in realtà è più caratteristica del mondo reale che del mondo Pokémon stesso. Bene ragazzi, il concept analysis di quest'oggi può dichiararsi concluso. Io spero che vi sia piaciuto tanto quanto lo scorso e vi invito anche in questo caso a votare nel sondaggio facendomi sapere dopo questo video che cosa siete arrivati a pensare di Capturn. Lo avete rivalutato? Continua a non piacervi? Vi piaceva già prima? Insomma, fatemi sapere. Inoltre vi invito a lasciare dei commenti qui sotto con la vostra opinione e se avete qualcosa in mente anche di arricchire il video stesso, perché il video è composto anche dai commenti e quindi più commentate più arricchite le tesi di questo video e più una persona esterna, che tanto non arriva perché faccio un iscritto al mese dicevo, se una persona esterna dovesse arrivare a vedere questo video, anche nei commenti troverebbe una fonte di intrattenimento e di certo è una cosa che apprezzerei moltissimo. Ovviamente vi invito al like, all'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, a premere la campanella e a passare da tutti i social in descrizione per avere un'interazione più larga con me e con il canale in generale. Io nel fare quest'outro stavo morendo asfissiato e quindi ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video. Che stupida outro.